Scuola, doppia inaugurazione a Firenze per i lavori della città metropolitana. Taglio del nastro alle nuove aule del liceo Giovanni Pascoli in via dei Bruni e del nuovo plesso scolastico denominato Cubo del Cellini in via Capodimondo. I lavori arrivano al termine di un percorso biennale che ha consentito, con il trasloco degli uffici di Arti Toscana nei locali della metrocittà di via Mercadante e l'Istituto Cellini al Cubo di via Capodimonte, di liberare spazi al liceo Pascoli. Nel dettaglio, l'operazione di spostamento della succursale del Pascoli dalla sede del Bersaglio, di proprietà comunale e che sarà demolita e ricostruita con fondi PNRR, ha interessato 7 aule oltre ai laboratori. La nuova sistemazione ha comportato interventi di trasloco di vario materiale da una sede all'altra. Le operazioni si sono svolte nel periodo delle vacanze natalizie e hanno interessato un incastro di operazioni con il Cellini. Per quanto riguarda il complesso denominato Cubo del Cellini, si è proceduto ad alcuni interventi di adattamento alle nuove esigenze scolastiche. Il restyling ha riguardato l'abbattimento di partizioni in cartongesso per trasformare gli spazi precedentemente occupati da uffici amministrativi della società Arti Toscana in aule didattiche, per un totale di 2 laboratori di informatica, un laboratorio di fotografia e 9 aule, oltre all'imbiancatura di tutti i locali e necessari adattamenti dell'impianto elettrico. Effettuati anche lavori di manutenzione alla copertura, ai servizi igienici e all'impianto di riscaldamento.